Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buonasera, innanzitutto. Buonasera, mi perdoni per l'attesa, volevo far concludere il Ci manca, discorso. no, anzi, si allaccia alla mia domanda. Sì, Buonasera anche all'assessore. buonasera. Niente, volevo sapere se anche quest'anno, io anche l'anno scorso l'ho chiamata, no, del vero, più o meno nello stesso periodo, anche quest'anno ci sarà l'apertura, diciamo, del mercatino tradizionale ormai al Parco 2 Giugno, e se no, in sostituzione, dove verrà, diciamo così, ripristinato, riaperto? Tutto qua, telegrafico, semplice. Perfetto, Saluto di nuovo. grazie Saluti, per il suo cercherò di essere intervento. telegrafico. Anch'io il mercatino a Largo 2 Giugno non si fa più da quest'anno, era un impegno già dall'anno scorso. L'hanno spostato su Viale Gandhi, non so se è la soluzione migliore, certamente non creerà gli stessi problemi che creava sulle strade che stavano attorno al parco di Largo 2 Giugno. Avremo forse qualche problemino, però insomma Viale Gandhi è una strada molto larga, è una strada a sei corsie, ne verranno chiuse due, quelle centrali. Lo stanno già facendo, stanno già realizzando il mercatino questi giorni, lo stanno impiantando. Non stiamo avendo grossi problemi, forse sotto Natale qualche problemino ci sarà. Non saranno però i problemi, non, questi problemi non saranno analoghi a quelli che abbiamo vissuto tanti anni nella zona di Largo 2 Giugno. Lì il mercatino di Natale non tornerà più. Visto che stiamo parlando di Natale, quali sono le convenzioni per il trasporto pubblico? Normalmente in vista delle festività vengono anche ulteriormente aumentate alcune corse del park and ride, Beh, del vengono bus navetta. incrementati i servizi di trasporto pubblico in generale, c'è la possibilità dal punto di vista economico di ottenere anche dei risparmi. Ora, a parte l'incremento delle corse, del park and ride e degli autobus normali, si potrà fare l'abbonamento mensile al trasporto pubblico a metà prezzo, costerà la metà, e l'abbonamento di Babbo Natale che l'AMTA fa da qualche anno. Ci sarà la possibilità nel periodo a cavallo di Natale per gli over 65 e gli under 18 di non pagare il biglietto del trasporto pubblico, quindi si potrà salire su qualunque autobus dell'azienda AmTab e non pagare il biglietto. Anche nei giorni di festa, come per esempio le domeniche del periodo natalizio, sarà aperta la metropolitana che collega la stazione centrale con il San Paolo. Queste sono le iniziative che ormai mettiamo in campo da tanti anni, ogni anno aggiungiamo qualcosa. Probabilmente l'assessorato al commercio farà nuovamente l'accordo con i tassisti per permettere di collegare le aree commerciali centrali e quelle semiperiferiche tra di loro con dei taxi che saranno gratuiti per i cittadini che vorranno usufruire di questo servizio. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Io la volevo ringraziare a lei. Io sono la persona di stamattina che ho parlato con l'assessore per quanto riguarda quel giardino pubblico dell'asilo comunale di Palese. Sì. Allora, alle 9:30 sono venuti degli operai, due operai, e hanno finito alle 10:30. Ah. Io ho filmato tutto, la volevo fargli vedere. Non appena sono andati via gli operai, i bambini e le maestre sono uscite fuori e si sono messe a divertirsi in una maniera straordinaria. Non ci vuole tanto per fare una cosa bella, ma soprattutto per i bambini, caro De Caro, Ma intanto è senta, stato il glielo merito posso dire suo perché ce l'ha altamente, perché lei segnalato. mi È fece stato il una suo merito perché promessa ce l'ha un mese segnalato, fa. poi intanto ci prendiamo anche qualche merito noi in No, sì, telebari che ma guarda, riusciamo. prima di tutto lei è così simpatica ed è anche Grazie. precisa come lei le spiega, e non è di rubo che fa da parte, di No, 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 parte. siamo tutti No, bravi, no, no, lei è una persona assolutamente. squisita, mi permetta di Siamo dirlo. tutti Io la bravi. ringrazio per questo. Lei Le aveva volevo chiesto domandare una mattina se una parlava con i suoi trasmissione di bambini, mattina, un come mese fa. sono impazziti di gioia Immagino. dopo il divertimento che ho fatto nel giardino, il prato. No, quindi il comune è anche celere nell'intervento perché il signore ha chiamato stamattina nella Un'ora, trasmissione guarda, che va in un'ora, onda in io radio e TV. ho fatto un filmato, un'ora di lavoro. Dobbiamo Questo vale, ringraziare anche contatemi l'assessore questo Palmiotti. periodo. Ma d'estate ha bisogno di una cura a settimana, ma d'inverno un'ora al mese. Guarda, io sono ancora disposto io a mantenere la gestione gratis. Bene, magari è una questione Questo di per i cui. bambini. È una questione di cui sicuramente potrà parlare in maniera più approfondita con l'assessore Palmiotti, che ha detto tra l'altro che potrà incontrare una delegazione di questi cittadini che vivono nel villaggio del lavoro, no, a Palese, presso la scuola materna che è stata inaugurata da poco, quindi si può pensare anche Sì, all'adozione il di una cittadino si porzione era di reso anche disponibile prato. a fare lui le pulizie Sì, del giardino. assolutamente sì, una grande disponibilità, un grande senso civico e amore nei confronti di questa città, sono degli esempi molto belli. Di amore nei confronti della nostra città. Abbiamo forse un'altra telefonata. Sì, pronto? Pronto? Intanto ringrazio il signore che è intervenuto precedentemente, invece buonasera a lei. Buonasera, grazie. Senta, volevo sollecitare un attimino l'intervento dell'ingegner De Caro Sì. per la piantumazione di alcune zone di Bari che ormai languono. Mi riferisco principalmente a Piazza Diaz.
mancano la bellezza di 26 piante di alto fusto nei siti che erano occupati da altrettante piante. Non è possibile far niente per recuperare una situazione del genere. La ringrazio. Grazie per il suo intervento. Lo chiederemo al consigliere delegato all'ambiente. Stanno facendo un appalto per l'acquisto di alberature da mettere a dimora in tutta la città. E, diciamo, prima di questo appalto il comune qualche giorno fa ha ceduto gratuitamente a un'associazione, per esempio a Torammare ha ceduto un albero. Abbiamo avuto qualche difficoltà perché senza l'appalto in corso non avevamo i fondi per l'acquisto. Abbiamo, diciamo, utilizzato dei fondi che erano destinati a un'altra cosa che poi abbiamo rimpinguato la settimana successiva. Penso che con l'appalto che sta per essere espletato nei prossimi giorni avremo la possibilità anche in quella zona di piantumare degli alberi. Dobbiamo chiederlo all'assessorato all'ambiente. Lo facciamo comunque. 080-501-9998 per intervenire in diretta. Allora facciamo così, andiamo qualche minuto in pubblicità, poi torniamo sempre qui nei nostri studi con il consigliere delegato alla mobilità, Antonio De Caro, tra poco.